Se dovessi descrivere il CEP con una o due parole, quali sarebbero? Io mi trovo benissimo, ci vivo da oltre 30 anni e di conseguenza ci vivo bene. Le persone in generale sono persone tranquille, a parte qualche persona magari che potremmo trovarla un po' dappertutto, però nell'insieme io ci vivo bene e la stragrande maggioranza penso che la pensi come me, ecco. Il CEP? Casa. L'identificazione proprio di case popolari, quindi case antipopolari. Ristrutturazione. Degradante. Sarebbero tante parole. Una zona tranquilla, per me, io sarà 30 anni che ci vivo, non è mai successo niente, ci vivo volentieri. Anzi, ho comprato direttamente qua. In una parola, non ce n'è, cioè giustamente non ne trovo, però in tante parole magari che c'è tanto da cambiare. Io mi trovo bene, 34 anni che abito qua. Tanto tempo, cioè non c'ho proprio niente da dire su nessuno. Ti senti orgoglioso di abitare al CEP? Sì. No. Sì. Sì o no? Se avrei altre possibilità mi sposterei. Perché? Mancanza di soldi, perché qua c'è per la scuola, per tutto in generale. Per i posti, per le persone, per la zona in sé. Dico che abito in via Giulio Pastore, ora come CEP non intendo tutto perché non lo so neanche io come dire, ecco, però insieme io ci vivo bene. Sì, sì. Ma orgoglioso. No, ci abito. Me ne so tanto sulle mie, però in parte a volte sì. Certo. Molto anche. E si sente sicura? Sì, io sì. Abbastanza, diciamo. Sì, sì, sì. Se sto a casa, sì. Abbastanza. Beh, ci sono stati dei periodi che girava gente strana, che ogni tanto sento qualche sparo da casa mia. A te non ti è mai capitato? Non dalle mie parti un pochettino più tranquillo. No. Mi sento abbastanza sicuro, sei tranquillo. Mi sento sicuro, sì. Sì, abbastanza, non vedo perché no. No. Tante volte no, però... Perché no? Perché comunque è facile beccare gente non molto a piombo. Frequenti il circolo Pianaccio, sai degli eventi organizzati? No. No, non lo frequento. No, so degli eventi, però non sono un frequentatore abituale, ecco. Sì, sì, a Pianacci lo frequento, ci lavoro e... Dalla Pianaccio allora si sento appartenenza. Ogni tanto ci vado e ogni tanto vado al bar, sì, diciamo che lo frequento ogni tanto, sempre. No, l'ho frequentata da un po' più ragazzina, ma poi ho preso un po' le distanze. Abbiamo proprio eliminato, sono una che sta tanto sulle mie, appunto, come vi ho detto, quindi ho proprio eliminato. Sì. Abbastanza. No, io no. Qualcosina a partecipare. L'ho frequentato per parecchi anni, però non mi sono iscritto più quest'anno per vari motivi.